Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cani di Coppia, Davide, Chiara, Channel. Bene, questa sera video spesa affretto misto, ho fatto un po' la Conad e un po' da Tigros. Alla Conad aveva fatto una bella spesuccia. Bene, adesso ragazzi, giriamo l'inquadratura e mia moglie vi farà vedere i prodotti che siamo andati ad acquistare. Eccoci qui con la video spesa fritto misto, ho fatto un po' da Conad, un po' da Tigros, vi faccio delle cose come capitano a caso. Allora, come vedete qua abbiamo gli yogurt, questi qui frutti, marca Primia, che sono molto buoni, cioè mia mamma dice che sono molto buoni, zero grassi, quelli appunto magri, c'è un po' tutti i gusti, insomma. Poi abbiamo preso macinato ragù, confezione risparmio. Questo qua è 762 grammi e 4,80 euro questo per fare il ragù. Poi abbiamo preso questi bocconcini di bufala marca Primia, che sono veramente molto buoni. Quello che vedete qui praticamente si chiama il bollone. Ogni tanto Tigros mette a disposizione questi bolloni, ti dà una cartolina con questi bolloni che ce ne sono 4 e si possono scontare i prodotti che uno sceglie, che vuole, però quelli non già scontati, quelli che hanno il loro prezzo pieno. E 4 bolloni li si può applicare su una spesa minima di 30 euro una volta al giorno, dal 21 settembre fino al 4 ottobre c'era questa cosa, noi abbiamo scelto questo, quindi se vedete le robe così è perché abbiamo scelto il bollone. Poi le pappe per le bimbette e per le rosette, queste qui le loro classiche, le Mon Petit Intense Gourmet Purina, ne abbiamo presi 3 di questo gusto che sono i loro preferiti. Poi adesso poi voglio provare a dargli come croccantini Royal Canin, che mi ha detto mia figlia che li dà ai suoi gatti, si trova bene, però le mie gatte sono un po' smorfiosette. Solo quello che piace a loro vogliono. Allora, della Splendid, mio marito ha preso le capsule, queste qua, che erano in offerta, costavano 1,99 a confezione. C'erano tantissimi sconti da Tigros. Poi, Bakugama, ecco qua, ho scontato. Ne ho prese 2 confezioni, scontata solo una, mi sono sbagliata, ho scontato una pizza invece che scontare questo, però vabbè, dettagli che a voi non interessano. 2 confezioni di base sono buonissimi, quello ovviamente li nascondo per momenti mangiorecci, dolcetti, vabbè. L'insalata, questa qui la solita, quella pan di zucchero, radicchio e porro, molto buona. Poi 2 confezioni di camoscio d'oro, era scontato a 2,19 euro. Poi l'igienista mi ha consigliato di usare questo dentifricio, il Bio Repair, oppure anche un altro, me l'ha scritto, non so se Oral-B o un'altra marca, comunque mi ha detto di usare questo che è ottimo e nulla, l'ho preso. Poi una pizzetta rotonda che è veramente buona, 99 centesimi. Le salviettine per igienizzare, queste qua marca Primia, noi igienizziamo la spesa e altre cose. Poi wafer sempre marca Primia, perché non sono andata da Aldi perché sennò li prendo lì i wafer, che sono molto buoni e non ci sono solo 2 fili ma ce ne sono 3. È molto più grande il pacchetto e costa solo 75 centesimi, però ero lì, non dovevamo andare da Aldi e abbiamo preso questi 2 alla nocciola. Poi questo invece Conad, insomma come capita vi faccio vedere, pomodori pelati, perché con questo qui, che praticamente rimangono tipo perini e non hanno la buccia, sono ottimi da fare con il basilico veramente, oppure anche per fare la carne, la pizzaiola, insomma sono versatili. Poi questo sempre da Tigros, tovaglioli Scottex, erano scontati. Poi il formaggio Gran Soresina, questo qua l'abbiamo preso alla Conad, ce ne dovrebbe essere un altro, mio marito lo sta cercando, dovrebbe saltare fuori, insomma quando salta fuori. È sparito, amore? Dov'è? Uno ne abbiamo preso. No, no, ne abbiamo presi 2. È sparito l'altro?
Non è che è rimasto nel sacchetto? No, mi svuotati. O se come al solito è rimasto rovesciato nel bagagliaio? Vabbè ragazzi, io ne ho presi due, però qua non ce ne troviamo solo uno. Vabbè, poi vedremo. Poi riso gallo per risotti, adesso che comunque inizia la stagione dei risotti, da fare con lo zafferano, con i funghi in bianco o nel minestrone. E questo qua è gran gallo, insomma, era in offerta. Poi ho preso questi qui anche per far colazione, questi li ho presi per me, il fruttolo maxi duo, questo è alla fragola e alla vaniglia. Poi per mia mamma gli ho preso le caramelline perché è un po' di giorni che me le chiede, ma non trovo il pacco da due, da Tigros non c'era, e ho preso il pacco così, sono sempre comunque le stesse. Poi abbiamo preso degli affettati. Sono vuoti. Vabbè, magari si sarà rovesciato in macchina. Poi guardiamo lo scontrino. Allora, prosciutto cotto Tigros, questo è il solito che duetti, poi si paga 2 euro, non è questo il prezzo. Poi siccome c'era anche il gran biscotto, abbiamo preso 3 etti di gran biscotto, 6,53 euro. E poi prosciutto di Parma, 2 etti, tagliato tipo carta velina, 5,84. Veramente conveniente. L'altra volta abbiamo preso 3 etti da... 3 etti ragazzi all'Estelunga, 14 euro, cioè, improponibile. Poi alla Conad ho ripreso questa sfoglia grezza, vedi amore, lasagne all'uovo con spinaci, è piaciuta tantissimo sia a mio marito che a mia mamma, fatta con questa sfoglia, e quindi siccome era in offerta le ho prese, e giusto 2 confezioni mi servono. E io una teglia veramente molto grossa, ce ne sono 6 sfoglie a pacco e sono buonissime, ve le consiglio, fatelo, poi mi fate sapere. Poi sempre da Tigros 2 pizze, così. Allora questa qui, tutto qualcosa, pagata 1,76 euro. Questa qua invece, vedete, avevo messo il bollone qui praticamente, però si è staccato, 2,44, però l'ho pagata di meno perché avevo messo il bollone da 25% in meno. Poi delle bellissime carote, queste sono belle adesso che proprio è stagione ragazzi, Natura Italia, ottima veramente. Poi altre 2 confezioni di mascherine chirurgiche, perché noi comunque abbiamo sempre paura nei luoghi chiusi, così la mettiamo lo stesso, anche se non è obbligatoria, noi la mettiamo lo stesso. Poi i buon di Motta, questi qua li ho presi, ma ho il cassetto per nasconderli a chiave, così non c'è rischio che mio bellissimo marito li mangi più del dovuto. Uno ogni tanto va bene, una colazione va bene. E sono 2 pacchi perché era scontato. Poi questo al Tigros della Santa Lucia Galbani, le mozzarelle scontate, pacco da 3. Poi della Barilla i sedanini, questo è uno dei miei formati di pasta preferita. I sedanini sono veramente buonissimi, un pacco solo ne ho preso perché non me ne serviva altra. Poi cosa abbiamo qui? Un pelucchetto, mia. Questo sempre a Tigros, ecco, ho messo il bollone anche qua. Questa qua costava sui 2,99, 4 maxi rotoli, ma è quella che dura tanto. Poi questi erano scontati, pane cioccolato al latte, mulino bianco, queste sono le mie brioche preferite. Poi questi qua alla Conad invece, le statè al limone per mio marito, le statè del Teinato per me. Questa qua non mi ricordo se l'abbiamo presa da Conad o da Tigros. Dove l'abbiamo presa? Poi l'abbiamo presa tutta la Conad. Ah, ok. Poi alla Conad abbiamo preso queste melanzane a filetti sott'olio e sono buonissime, ragazzi. Costano poco, costano buonissime. Ce n'è dentro 190 grammi sgocciolati. Sono veramente buone. Poi i pomodori, questi qua presi a Tigros, pomodoro perino rosso, sono buonissimi questi. Quest'estate quando facevo i panini, così, cioè, veramente buonissimi.
poi questi da Tigros, finalmente ho preso quelli giusti di Stranger Things, iringo al cacao, poi questi da Tigros, gli Actimel Danone alla fragola, io li uso sempre, questi li bevo sempre. E per finire vi faccio vedere due cose prese alla Conad. Questa è la stampa, questo rosso che vedete. Queste qua sono patate al forno, ma sono qualcosa di meraviglioso. Pagate, praticamente abbiamo preso più di mezzo chilo di patate, 4,70 euro. Sono buonissime, non sono patatine, sono quelle patate che si fanno al forno. E poi mio marito ha voluto prendere per assaggiare questo risotto con... parmigiana, torretta, questo qua è la parmigiana di melanzane e il risotto, amore. E dov'è, scusa? Allora in macchina. Ma no, no, ragazzi, c'è un altro sacchetto. Non è vero che è finito qua, ecco. Mi sembra che mancava tanta roba. Eccolo qua. Qui, ragazzi, risotto e funghi spadellando. Questo qui è 5,92. Mentre questa qui è solo una cosa di parmigiana, 2,52, quello ve l'ho detto. Ecco qui l'altro formaggio, mi sembra strano. E anche le Schweppes, mi sembra che mi mancasse tanta roba. Poi le bottigliette di Schweppes, queste le tengo in casa quando magari mangio la pizza o quando mangio qualcosa di gustoso. Poi questo è tutto alla Conad, quello che vi sto facendo vedere. Questo gorgonzola cremoso. Gorgonzola DOP Conad, pagato 2,54. Poi ho preso così per provare, perché alla panetteria della Conad è buonissima. Ho preso questo pezzo di pizza quadrato così, pagato 1,79 euro. Poi abbiamo preso anche questa, che è funghi, prosciutto e pomodorini secchi, quelli insomma che si mettono nei barattoli così, perché li trovate nei barattoli, 2,84. Mi ha presa uno per assaggiare. Poi il solito pane buonissimo francesino, questo qui 1,19 e questo qua 1,18. E per finire le banane Chiquita, queste qua sono 4 banane pagate 2,51 euro. Ebbene ragazzi, questo è tutto, spero che il video spesa vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi ho dato spunto per la vostra spesa e niente, noi ci vediamo al prossimo video, un bacio e alla prossima, ciao! Ciao.